tutti e bentornati a questo nuovo appuntamento tutto estivo con Fabi e Fabi. Quest'oggi parleremo di uno degli amplificatori in questo momento più venduti e dall'alto rapporto qualità-prezzo, il Boss Katana 100 2x12. Con l'aiuto di Fabiana quest'oggi capiremo quali sono le vere caratteristiche del Boss Katana 100 MK2 e quali sono appunto i punti salienti di questo grande amplificatore. Il Boss Katana 100 MK2 rappresenta una grandissima innovazione dal punto di vista della versatilità di un ampli. Una delle caratteristiche più importanti è il preamplificatore in classe AB che ci consente di avere dei suoni il più fedeli possibile ad un ampli valvolare pur non essendo un ampli valvolare, cosa fondamentale sia per i suoni puliti ma anche e soprattutto per le distorsioni. Il Katana 100 ha anche a disposizione 65 effetti diversi, quindi avrete la possibilità di creare qualsiasi tipo di suono vi occorra. E altra cosa importantissima, la Boss mette a disposizione un software che si chiama Boss Tone Studio che serve proprio per gestire tutti i vostri suoni, quindi se avete bisogno di memorizzare diverse patch per il vostro rig avete la possibilità di farlo sia dall'ampli sia tramite il software. I 65 effetti che il Boss Katana ha ovviamente sono tutte made in Boss, quindi gli originali effetti Boss. Il Boss Katana ha inoltre anche un power amp pin dove potrete collegare la vostra pedaliera o i vostri modeler saltando praticamente il pre, quindi facendola diventare una cassa full range. Il suono quindi è un elemento fondamentale in questo amplificatore. Boss infatti inserisce ben 4 simulazioni di amplificatore: clean, crunch, lead e brown, più un amplificatore per chitarra acustica. Al Boss Katana 100 potrete collegare la GAFC, un vero e proprio controller che dà la possibilità di accedere a 8 tone setting e quindi dividere i propri preset tra bank A e bank B. Adesso Fabiana ci farà ascoltare qualche preset. Fabi, ma come si crea un preset? Allora, creare un preset è molto semplice sul Boss Katana 100, partendo dal suono clean che avevo fatto con un po' di chorus e ponendo il fatto che magari il chorus non mi serve più e quindi lo devo togliere, vi faccio vedere come tolgo l'effetto e poi come salvo il nuovo preset. Allora, se voglio modificare il preset che avevo prima clean con il chorus e non voglio più il chorus, vado ad azzerare l'effetto della modulazione e lo salvo tenendo premuto il canale corrispondente, che in questo caso era channel 1. Tengo premuto qualche secondo e il preset è salvato. Adesso dovrei avere il suono del mio effetto pulito senza il chorus. Inoltre il Boss Katana lo potete utilizzare a 100 watt se state allo stadio di Wembley, a 50 watt se state in un pub e a mezzo watt se state a casa. Che volete di più? E quindi che dire ragazzi, vi aspettiamo qui da Your Music per venire a provare tutta la serie dei Boss Katana
Inoltre vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri canali social, YouTube, Instagram, Facebook, scriveteci, commentate! Saluto la mia amica Fabiana Testa. Fabi, bella comunque la tracolla, visto, mi piace. Sì. Ciao, ciao a tutti!